L'epidemia aggrava l'indigenza sanitaria, 7 giorni per donare medicinali. Obiettivo Sicilia Gialla anche 24 ore in anticipo, ristoratori divisi su deroga San Valentino, positivo su autobus di Agrigento, boom di contagi a Siculiana. Il sindaco di Porto Empedocle, la pentastellata Ida Carmina, che è anche professoressa, durante una lezione si fa piastrare i capelli da un'alunna, il video impazza. Mancato rinnovo dell'incarico di capo dipartimento cardiovascolare al primario di cardiologia di Agrigento, Giuseppe Caramanno. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Dal 9 al 15 febbraio torna la giornata di raccolta del farmaco. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Al via anche ad Agrigento e provincia l'iniziativa dedicata alla raccolta del farmaco che si svolgerà fino al prossimo 15 febbraio. Sono 7 le farmacie che hanno aderito nella nostra provincia a tale iniziativa, 3 ad Agrigento, 1 a Ravanusa, Favara e Menfi. È richiesto al cittadino di donare uno o più medicinali da banco ai più bisognosi. I farmaci raccolti saranno consegnati ad alcune realtà assistenziali convenzionate che si prendono cura quotidianamente delle persone più bisognose. La donazione viene svolta anche sotto il patronato del Presidente della Repubblica, di AIFA, Federfarma, Assosalute e alle farmacie che vi aderiscono. Quest'anno, per via della pandemia e della crisi economica che si è innescata, anche quella sanitaria, la necessità è aumentata, in quanto sono tante le persone che nel contempo hanno perso il lavoro o hanno subito una riduzione del proprio reddito. Salve a tutti, il Banco Farmaceutico è una bellissima iniziativa per aiutare, in questo caso quest'anno diamo la possibilità di curarsi ai nostri concittadini, perché i farmaci verranno distribuiti presso i volontari di strada. Essi stessi ci hanno detto i farmaci che sono necessari alla città di Agrigento. L'iniziativa è sempre stata ben accolta nella nostra farmacia, però il grazie di cuore che rivolgo è ai nostri pazienti che con tanta generosità e tanto amore donano il farmaco a chi non ha più la possibilità di curarsi. Ecco, fattivamente cosa deve fare uno che viene qui in farmacia? Noi abbiamo già distribuito dei farmaci, abbiamo scelto dei farmaci che ci sono stati indicati dai volontari di strada, basta acquistare un farmaco e poi verranno consegnati all'ente accreditato. Ecco, sostanzialmente che tipo di farmaci sono? Parliamo di farmaci di raffreddamento, farmaci per i mal di testa, mal di gola, mal di orecchio, naso chiuso, un po' diciamo i farmaci da banco. Ecco, l'iniziativa continuerà ancora per qualche giorno, come è stata accolta da parte dell'utenza? Dai nostri pazienti è stata accolta benissimo, sono sempre contenti di partecipare a questo tipo di iniziativa. Beh, questo è un momento certamente particolare della nostra storia, però proprio per questo mi chiedevano ma quest'anno si farà, io dico proprio quest'anno si farà perché le difficoltà sono maggiori, soprattutto sono maggiori e aumentata la povertà, la difficoltà anche di livello economico. Il nostro slogan è perché nessuno debba scegliere se mangiare o curarsi. E molte volte curarsi anche per una sciocchezza ha dei costi che qualcuno non può affrontare, per cui il nostro banco farmaceutico e la nostra organizzazione insieme all'altro organizzatore che è Maurizio Belli abbiamo sempre dato la nostra disponibilità, nonostante le difficoltà, ripeto, siano tante. Purtroppo quest'anno non abbiamo i volontari per i motivi che voi immaginate, ovviamente, però le farmacie hanno risposto. Ad Agrigento ci sono 3 farmacie, abbiamo farmacia a Favara, farmacia a Ravanusa, farmacia a Santa Margherita Belice, vi ha detto già la dottoressa benissimo poc'anzi, è un gesto d'amore. E con un semplice acquisto si può lasciare nelle farmacie convenzionate che trovate presso il nostro, chi vuole può andare su Facebook, Banco Farmaceutico, troverà le farmacie convenzionate, può comprare un farmaco dal 9, è già iniziata l'iniziativa, fino a giorno 15 ci sarà la possibilità di acquistarli, perché quest'anno abbiamo, dall'anno scorso abbiamo diciamo allungato il tempo di raccolta, per cui io chiedo fermamente, lo so, i miei concittadini sono sempre stati generosi in questo, lo chiedo con tutto il cuore, di poter dare qualcosa, anche qualcosa di piccolo, è un gesto, ma un piccolo gesto può fare grandi risultati.
Obiettivo Sicilia gialla da domani. Oggi la decisione del governo. Ristoratori divisi sulla deroga di San Valentino. Vediamo. Alla vigilia della decisione sul passaggio in zona gialla, il presidente della regione Nello Musumeci abbandona la prudenza. L'obiettivo è finire fuori dalla zona arancione già alla mezzanotte di domani, anticipando di 24 ore le nuove misure. Il report settimanale della cabina di regia nazionale è atteso oggi, ma già da 2 settimane l'isola ha le carte in regola per tornare in zona gialla, assieme alla maggioranza delle regioni italiane. A chiederlo sono i ristoratori, i più penalizzati dalle misure attuali, ma anche gli alleati della Lega e di Fratelli d'Italia all'ARS. Sembra difficile che la richiesta sull'apertura serale per concedere una boccata d'ossigeno agli imprenditori della ristorazione possa andare in porto. A chiederlo da settimane senza successo sono anche altre regioni gialle. Ma noi chiederemo la deroga soltanto in occasione della festività di San Valentino, dice Musumeci, che stavolta non intende applicare in Sicilia misure diverse da quelle nazionali. Altro tema sono i rischi legati alla presenza delle varianti in circolazione in Sicilia che potrebbero accelerare i contagi, fra qualche settimana come sta accadendo in Umbria e Abruzzo. Musumeci però getta acqua sul fuoco, la situazione sembra essere sotto controllo, quindi riapriremo lentamente con la massima prudenza e cautela. Adesso la palla passa alla cabina di regia nazionale e al ministro della salute Roberto Speranza. Ed i ristoratori non sono tutti entusiasti. In queste settimane, in arancione, in molti sono rimasti chiusi, giudicando poco conveniente aprire solo per l'asporto. È un'apertura oggi su domani, per alcuni sarà impossibile. Visto l'aumento di casi di Covid-19 a Siculiana e la necessità di porre in essere azioni atte al contenimento del virus, il sindaco Zambito ha provveduto ad emettere una ordinanza con la quale ha sospeso lo svolgimento del mercatino settimanale di sabato 13, il divieto per 10 giorni di accesso alle villette comunali, piazze, parchi giochi e lo stazionamento presso le vie cittadine. Inoltre ha disposto la chiusura delle scuole di Siculiana da venerdì 12 a mercoledì 16 febbraio per consentire il sopralluogo dei tecnici comunali al fine di programmare interventi migliorativi delle strutture e la sanificazione di tutti i plessi scolastici. Un passeggero dell'autobus di linea TUA ad Agrigento è risultato positivo al Covid-19. A scopo precauzionale il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Vittorio Spoto, invita i 3 passeggeri che hanno viaggiato nella mattinata di ieri, giovedì 11 febbraio, sull'autobus urbano della linea 1 a mettersi in contatto con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP. La TUA ha comunicato al Dipartimento di aver provveduto alla sanificazione dei mezzi. Mancato rinnovo a Giuseppe Caramanno dell'incarico di capo Dipartimento Cardiovascolare ad Agrigento. Eugenio Cairone. Quando si dice fiore all'occhiello, si vuole confermare la grande valenza che un reparto ospedaliero possiede. Nel nostro caso è il Dipartimento Cardiovascolare dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento con il reparto di cardiologia e emodinamica che rappresenta un valido punto di riferimento anche fuori dai confini provinciali. Rappresenta cioè il fiore all'occhiello per la sanità agrigentina. A fornire lo spunto per affrontare l'argomento che tanto malumore sta creando in città è il dottor Giovanni Vaccaro, medico cardiologo nonché assessore della Giunta Miccichè. Vaccaro interviene sulla mancata riconferma del dottor Giuseppe Caramanno a capo del Dipartimento Cardiovascolare dell'Ospedale di Agrigento. Si dice per dei malintesi con il commissario dell'ASP Mario Zappia, forse una erronea interpretazione. Fatto sta che il commissario, sorprendendo tutti, ha deciso di sostituire il dottor Giuseppe Caramanno con un primario di Enna. Da qui l'intervento di Giovanni Vaccaro, il quale, auspicando la riconferma di Caramanno, ribadisce il disagio che la vicenda sta suscitando all'interno del reparto. Senza nulla togliere al collega di Enna, dice Vaccaro, mi preme sottolineare che il dottor Caramanno rappresenta per la cardiologia un punto di riferimento di coesione professionale e organizzativa per le sue qualità umane e lavorative. Mi sembra opportuno, aggiunge Giovanni Vaccaro, che si rinnovi l'incarico al dottor Caramanno, il cui contributo professionale è indiscutibile. La mancata riconferma al vertice del Dipartimento Cardiovascolare di Caramanno
È un provvedimento inaccettabile proprio per il ruolo che l'interessato ha svolto nell'interesse dei pazienti che a lui si rivolgono conoscendone le qualità. Pazienti che vanno tutelati adesso anche dalle polemiche, perché la sanità è una cosa seria. Intanto, sulla vicenda, qualcuno ha chiesto all'assessore regionale Razza di farsi sentire. Non rimane che attendere. Sui social è virale un video amatoriale che a Porto Empedocle ritrae una studentessa che, indossate le vesti della parrucchiera, piastra i capelli alla docente seduta in cattedra nel corso delle lezioni. Lei, la professoressa, prosegue il suo lavoro spiegando la lezione in classe. La studentessa prosegue altrettanto la propria opera. Immagini che goliardicamente sono state realizzate di nascosto da qualche studente con lo smartphone. La professoressa in questione è Ida Carmina, sindaco di Porto Empedocle del Movimento 5 Stelle e nella città marinara nelle ultime ore non si parla d'altro che proprio di quel video amatoriale. Vediamolo. L'Istituto Montalcini di Agrigento contro il bullismo. Arturo Cantella. Tante le iniziative svolte dagli alunni dei plessi dell'Istituto Rita Levi Montalcini in occasione della giornata mondiale del bullismo. A tal riguardo il Comune di Agrigento, nella persona dell'assessore alla pubblica istruzione, ingegner Gerlando Principato, ha apprezzato il lavoro svolto dalle scuole in occasione della giornata mondiale contro il bullismo. Gli insegnanti svolgono un ruolo fondamentale nella vita dei ragazzi, oggi soprattutto in un momento così delicato in cui la figura del bullo è presente e viva e in cui la discriminazione è sempre più forte e dilagante, in cui l'uso dei social media è divenuto un mezzo per deridere e offendere l'altro. La scuola è il luogo in cui il bullo deve essere smontato, in cui far capire che è un mendicante d'amore, bisognoso di attenzioni, il suo atteggiamento è solo una richiesta di aiuto. E grazie al lavoro svolto dai docenti delle istituzioni scolastiche, complimenti al dirigente scolastico professor Luigi Costanza e ai suoi insegnanti che hanno mostrato sensibilità e interesse verso un tema così delicato, coinvolgendo i loro alunni in attività e riflessioni sull'argomento. O un gruppo di ragazzini fa del male. Il bullismo è una cosa orribile, soprattutto un bambino non è utile per rendersi più forti. È quando un ragazzino, un gruppo, è una cosa bruttissima, soprattutto perché siamo tutti uguali, siamo tutti fratelli. Ma invece in realtà è lui il più debole. Un bimbetto se ne sta solo soletto, i compagni lo hanno. Non prendevano le giuste vitamine, meglio mangiare tanta frutta. Detto questo, non è giusto che ci siano quei bulletti sempre pronti a fare quale bullismo. È così bello essere lamento. Dare che mai nessuno bisogna isolare per l'azione. Un servizio e una parola col quale portano gioia e vero amore. And don't worry, something great.
Ci spostiamo adesso all'Istituto Fermi, che ha organizzato un'iniziativa per parlare della sicurezza in rete. Eugenio Cairone. Un interessante evento formativo con una diretta Facebook si è svolto ieri all'Istituto Professionale Fermi di Agrigento. Si tratta del Safer Internet Day 2021, ovvero la giornata mondiale per la sicurezza in rete, per un uso consapevole della rete e per rendere Internet un luogo sicuro. Relatori sono stati i professori Massimo Ginex, Sebastiano Raeli e Giuseppe Callea. L'istituto scolastico diretto dalla dottoressa Elisa Casalicchio continua a distinguersi con l'organizzazione di eventi che coinvolgono gli studenti. Sull'appuntamento di ieri ascoltiamo il docente Giuseppe Callea. Safer Internet Day 2021. Oggi l'Istituto Fermi ha partecipato a una diretta Facebook che ha coinvolto i nostri ragazzi dai 14 ai 17 anni su una tematica interessantissima, ovvero l'uso consapevole dei social media all'interno della rete. Abbiamo parlato di uso consapevole della rete, di social network, di uso consapevole di quelle che sono le password sicure, di sexting, di cyberbullismo. E il riscontro è stato molto positivo, tant'è che sia in loco che in remoto, quindi attraverso Facebook, abbiamo visto una partecipazione molto interessata. Fatta questa premessa sull'utilizzo della rete, di cui oggi non si può prescindere, voglio parlare anche del numero delle iscrizioni che quest'anno ha coinvolto il nostro istituto. Come gli altri anni, l'ha visto primeggiare a livello provinciale per numero, tant'è che per certi corsi, come ad esempio informatica e telecomunicazione, il numero di iscrizioni sono quasi raddoppiati. Detto questo, voglio dire pure che il nostro istituto è sempre coinvolto in prima linea in progetti di valenza nazionali, regionali e provinciali per fare in modo che i nostri ragazzi possano acquisire delle competenze non solo in ambito scolastico, ma anche in ambito socio-economico e di qualsiasi settore di cui ogni singolo individuo ha a che fare. I carabinieri di Ravanusa hanno avviato le indagini per stabilire la causa dell'incendio che la scorsa notte ha danneggiato la facciata di un laboratorio di analisi nel centro del paese. A segnalare l'accaduto alcuni residenti che hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Una ruota è stata posizionata proprio davanti l'ingresso del laboratorio e data alle fiamme. In breve tempo è divampato l'incendio, che però non ha interessato fortunatamente la struttura. Adesso bisognerà accertare eventuali responsabilità e capire se si possa trattare di intimidazione o danneggiamento. Nuove adesioni a Forza Italia nella zona del Belice. Vediamo. Nuove adesioni al partito di Forza Italia nella zona del Belice. A Montevago hanno aderito al partito i consiglieri comunali Silvia Campagnaro, Francesco Russo e l'assessore Carlo Pendola. A Santa Margherita del Belice l'assessore Francesco Sciara. A comunicarlo l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, commissario provinciale di Forza Italia. L'onorevole La Rocca Ruvolo si ritiene soddisfatta per le nuove adesioni avvenute a Montevago, a Santa Margherita Belice. Il partito, continua l'onorevole, comincia a strutturarsi anche in una parte della provincia dove oggi non è abbastanza radicato. Mi auguro, prosegue il deputato regionale, che ci siano nuove adesioni in tutti i comuni dell'Agrigentino. Stiamo già raccogliendo i frutti, la disponibilità di cittadini, di amici, di operatori politici che cercano un punto di riferimento politico e moderato. L'obiettivo, continua l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, è quello di far crescere il partito nella nostra provincia. Insieme al collega deputato regionale Riccardo Gallo stiamo lavorando in maniera coordinata e coesa perché questo possa accadere. Ci stiamo impegnando per i nostri territori, il rapporto con l'Assemblea regionale siciliana e il governo regionale è forte. Il mio e il nostro impegno è quello di essere portavoce delle istanze del territorio. Comincia il partito a strutturarsi in una parte della provincia dove di fatto ad oggi non è abbastanza radicato. Esprimo soddisfazione ovviamente per l'adesione sia dei consiglieri comunali Russo e Campagnari e l'assessore Pendola, che sono di Montevago, e poi per l'assessore di Santa Margherita Francesco Sciara. Questo vuole essere intanto l'affermazione di Forza Italia in questa parte della provincia e l'inizio di un cammino che
facciamo insieme da parecchio tempo, oggi lo stiamo iniziando all'insegna di un partito che è il partito al quale ho aderito da qualche mese. Da qui mi auguro vengano fuori altre adesioni, già stiamo raccogliendo la disponibilità di chi da operatore politico in questo territorio cerca un punto di riferimento. Noi ci siamo, stiamo lavorando per i nostri territori, il rapporto con l'Assemblea regionale siciliana e col governo regionale è forte, siamo qui proprio per essere portavoce di quelle che sono le esigenze dei cittadini. L'obiettivo certamente è quello di far crescere il partito nella nostra provincia. Siamo due deputati, io e l'onorevole Gallo, entrambi stiamo lavorando in maniera coordinata e coesa perché questo possa accadere, e aggregare e dare risposte ai cittadini è l'obiettivo che ci siamo prefissi. E quello di oggi, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda questo territorio, è il primo punto fermo che mettiamo come Forza Italia nei comuni di Montevago e di Santa Margherita. Ho deciso di aderire a Forza Italia perché ho visto nell'onorevole La Rocca un sinonimo di concretezza, di fare i fatti, ed è questo che vogliamo portare nel nostro paese e nel nostro territorio. Il mio passaggio a Forza Italia ovviamente è perché con l'onorevole Margherita La Rocca Ruolo abbiamo condiviso negli ultimi 3-4 anni un percorso politico. Mi lega un rapporto di amicizia e anche di condivisione degli ideali politici dell'area moderata. Imprenditrice di Castelvetrano rifiuta l'invito a vendere le sue quote societarie. Nel 2011 denunciò Mario Messina Denaro, cugino del super latitante, che andò a trovarla in ufficio chiedendole il pizzo che doveva servire per mantenere le famiglie dei mafiosi finiti in carcere. Vediamo. L'argomento è molto delicato, quindi ci limiteremo soltanto a ciò che si può dire di questo increscioso episodio subito. Come già appunto lei ha già dichiarato, già detto, non ho molto da aggiungere, semplicemente è stato uno sfogo su Facebook, tra l'altro ce ne sono stati anche altri nel passato per chi mi segue, quindi avrà già letto sfoghi del genere. Beh, è accaduto questo, che da un po' di tempo io ricevo delle richieste pressanti di vendere le mie quote, e a un certo punto io mi sono stancata e quindi ho voluto rivolgermi a queste persone e dire loro che io resto qui, non cedo, non ho mai avuto intenzione di vendere le mie quote, semplicemente il messaggio è chiaro, semplice e lineare. Ci vuole talmente coraggio, il coraggio di resistere e andare avanti quotidianamente in una terra bella ma impossibile. Ci vuole tanto coraggio fare impresa in un territorio come il nostro, però io ribadisco sempre che le forze dell'ordine sono sempre vicine, la magistratura, le istituzioni, quindi si può assolutamente stare tranquilli, l'imprenditore può parlare, può camminare a testa alta e può raccontare con la massima libertà e serenità quello che succede, così come ho fatto io. E ribadisco, faccio un appello anche ai miei colleghi che si trovano in difficoltà, raccontate, sfogatevi, dite quello che succede senza nessuna riserva. Il coraggio da cosa arriva? Si può rimanere anche con la schiena dritta? Possiamo racchiuderlo così? Ma guardi, deriva semplicemente dal fatto che quando tu impieghi una vita intera a lavorare seriamente, a lavorare con onestà e sempre nella retta via, alla fine hai la forza e il coraggio di dire le cose come stanno. Nessuno si può permettere di intralciare il cammino alle persone per bene, soprattutto perché, ripeto, c'è l'appoggio delle istituzioni, quindi non si è mai soli, per cui è naturale che questa forza viene fuori. Chi non lo fa evidentemente ha qualcosa da nascondere. Grazie dottoressa per questo contributo prezioso a noi e ai nostri telespettatori. Grazie a voi. Anche il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, fra gli 8 magistrati che hanno presentato domanda per la carica di procuratore generale di Palermo, che da aprile sarà vacante. Il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, sceglierà tra il procuratore di Palermo, Francesco Lovò, il procuratore generale di Firenze, Marcello Viola, originario di Cammarata, Lia Sava, procuratore generale di Caltanissetta, Giuseppe Fici, sostituto procuratore generale a Palermo, Gaetano Paci, procuratore aggiunto a Reggio Calabria, Francesco Puleio, procuratore aggiunto a Catania, e Carlo Caponvello, avvocato generale a Catania.
Ieri l'anniversario della morte di Attilio Manca, l'urologo siciliano trovato morto l'11 febbraio 2004 nella sua casa a Viterbo con una siringa nel braccio. Per i familiari è stato ucciso perché operò Provenzano. Vediamo. Attilio era un medico preparatissimo, un figlio affettuoso, un ragazzo modello. A scriverlo in un post su Facebook il consigliere togato del CSM Sebastiano Ardita, in ricordo di Attilio Manca, il giovane urologo morto in condizioni poco chiare nel febbraio del 2004 nella sua abitazione a Viterbo da 17 anni. Oggi la mamma Angelina, il papà, il fratello Gianluca e gli avvocati Fabio Repici e Antonio Ingroia combattono una battaglia affinché luce sia fatta sulla sua morte. A scriverlo ancora è lo stesso Ardita. Protestano contro chi vorrebbe far passare un professionista per un tossicodipendente. Chiedono che sia fatta chiarezza sulle cure apprestate a Bernardo Provenzano nel reparto dove lavorava Attilio. A questa splendida famiglia va l'affetto e la solidarietà di tutti i siciliani e l'augurio di poter avere presto completa verità e giustizia, conclude il magistrato catanese. Sempre su Facebook è arrivato anche il ricordo di Paolo Borrometi, giornalista e vice direttore dell'Agenzia Giornalistica Italiana. Solo uno stupido può credere al suicidio. Attilio Manca, 17 anni fa oggi, venne ucciso, si legge nel post. Non ci fu nessun suicidio e piccoli tasselli alla volta il puzzle si comporrà per arrivare a ciò che è già evidente. I delinquenti mafiosi, ma anche e soprattutto gli apparati deviati politici complici, si rassegnino. Noi non indietreggeremo e continueremo a lottare per la verità. Il giovane medico ha ispirato numerosi scritti, quale ad esempio La mafia ordina, suicidate Attilio Manca, di Lorenzo Baldo. E il 12 febbraio 2004 a Viterbo, in un appartamento di via Monteverdi, viene ritrovato il cadavere di Attilio Manca. Il corpo dell'urologo di Barcellona Pozzo di Gotto nel Messinese è riverso trasversalmente sul piumone del letto seminudo. A causarne la morte, come accertato dall'autopsia, l'effetto combinato di tre sostanze, alcolici, eroina e diazepam. Sul suo braccio sinistro è segni di due iniezioni. Per la procura di Viterbo non c'è alcun dubbio, si è trattato di un suicidio, ma Attilio Manca è un mancino puro, non ha alcun motivo per suicidarsi e soprattutto dietro a questa misteriosa vicenda si intravede l'ombra di Cosa Nostra. Il giovane urologo specializzato nella tecnica di laparoscopia potrebbe aver assistito all'intervento alla prostata al quale nel 2003 era stato sottoposto Bernardo Provenzano in una clinica di Marsiglia, o quantomeno potrebbe averlo visitato prima o dopo l'intervento. Sullo sfondo gli apparati deviati di uno Stato che non ha alcun interesse a fare luce su questa strana morte. Citiamo però un'ulteriore biografia a cura di Luciano Mirione. Un suicidio di mafia, la strana morte di Attilio Manca. Già il titolo racchiude in sé l'epilogo della amara vicenda. Suicidio di mafia, un ossimoro si direbbe. Il luminare della chirurgia sapeva ed aveva visto troppo, andava tolto di mezzo ed è proprio la mafia celata nel volto di Provenzano a fungere d'asse della morte, un filo conduttore ma spinato tra Viterbo e Sicilia. A dare l'annuncio della morte è lo zio Gaetano Manca, al nipote e fratello di Attilio Gianluca. Intorno all'ora di pranzo l'uomo racconta che all'interno dell'appartamento sono state trovate due siringhe, una in bagno e l'altra nella pattumiera della cucina. Stando alle sue parole contenute negli atti d'indagine, la comunicazione gli viene fatta da una collega del medico barcellonese, l'anestesista Giuseppina Genovese. Ugo Manca, il cugino della vittima, darà invece un'altra versione. A informarli sarebbe stato il primario dell'ospedale Belcolle di Viterbo, Antonio Rizzotto. Le indagini vengono affidate alla squadra mobile di Viterbo, allora guidata dal dottor Salvatore Gava, condannato definitivamente per falso ideologico con abuso delle funzioni per i fatti del G8 di Genova. Conclusione overdose, la prima
cosa che si fa è quella di documentare i rapporti tra Attilio Manca e una donna romana con precedenti per droga, Monica Mileti, che aveva incontrato Manca nel pomeriggio del 10 febbraio 2004 a Roma. Ma fra questo appuntamento e il momento del ritrovamento del corpo c'è un buco di almeno 36 ore. Così è accaduto al giovane medico in questo lasso di tempo. L'ultimo segnale con il mondo Manca lo invia alla madre con una telefonata la mattina dell'11, telefonata che incredibilmente Manca dai tabulati allegati alle indagini. Da allora sino alla morte nessun atto concreto, resta dunque la domanda senza risposta: quando morì Manca? Non si tratta più del suicidio di Attilio Manca, ma del suicidio morale della giustizia italiana. Si è spento stanotte il collega Umberto Trupiano all'età di 87 anni. Decano dei giornalisti agrigentini con oltre 55 anni di attività giornalistica, Umberto Trupiano ha collaborato con diverse testate regionali e nazionali, ricordiamo il giornale di Palermo L'Ora e recentemente anche Milano Finanza. La sua penna ha raccontato e archiviato diverse pubblicazioni che hanno riguardato il nostro territorio. I funerali si svolgeranno domani alle ore 15 e saranno nella chiesa del villaggio Mosea ad Agrigento. Ai colleghi Giovanni e Margherita Trupiano, nipoti di Umberto, e alla famiglia intera le condoglianze della redazione e degli editori di TVA. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Il peschereccio Nuova Iside scompareva il 12 maggio del 2020. Morirono i tre membri dell'imbarcazione di Terrasini. Secondo le indagini della Procura, a causare l'affondamento al largo di San Vito Lo Capo fu la petroliera Vulcanello. Arrestati armatore, comandante e ufficiale della petroliera che lo speronò. C'è il servizio. Onestamente non li aspettavamo, devo essere sincero, anche se l'attività della Procura di Palermo durante la fase delle indagini preliminari, che proseguono, ricordiamolo ancora oggi, era stata molto intensa. Ricordiamo accertamenti tecnici preventivi, incidente probatorio, un nuovo accertamento tecnico preventivo che attualmente è in corso e che riguarda l'analisi del computer del comandante. Però cioè, gli arresti sono arrivati in un momento fra virgolette di stasi processuale, non ci attendevamo questa soluzione, però siamo sinceramente e positivamente abbiamo appreso di tale notizia e speriamo appunto di poter avere piena e completa giustizia per quello che è accaduto il 12 maggio del 2020. A questo punto si aprirà un processo vero e proprio? Tecnicamente si attende la chiusura delle indagini preliminari. Dopo la chiusura delle indagini preliminari speriamo appunto che ci sia il rinvio a giudizio con la fissazione successiva della data della prima udienza, dove naturalmente tutti quanti saremo presenti. I familiari ieri hanno vissuto una giornata particolare, intensa, piena di emozioni, con dei sentimenti contrastanti. Da un lato la gioia per un risultato da loro tanto sperato e atteso, dall'altro la tristezza che d'altronde non li abbandonerà mai per quello che hanno irrimediabilmente perso, mariti, padri, figli. Però quantomeno i familiari vogliono e pretendono e richiedono a gran voce alla Procura di Palermo di poter ottenere giustizia per i loro cari. Le indagini sì, portate avanti dalla Procura di Palermo lo ipotizzano in maniera chiara lo speronamento. Noi naturalmente ci auguriamo e speriamo che tutte queste ipotesi vengano confermate in sede di giudizio con una sentenza chiara, netta e decisa. Ad Agrigento, nuova vita per un cortile del centro storico. Ci racconta tutto il nostro direttore Arturo Cantella. Uno dei più bei cortili di Agrigento, il cortile Salvo, un cortile che è servito anche da set televisivo, cinematografico e teatrale. Ne parliamo con il regista, l'animatore, colui che ha sistemato un po' il tutto. Buongiorno a tutti, io sono Angelo Cinque, che mi conoscete un pochino tutti perché da qualche tempo mi sto dedicando al teatro. Io sono nato in questo cortile, per cui
Quando sono venuto qua e ho visto nelle condizioni in cui era tutto fatiscente, pieno di erbacce, tutto rotto, ho voluto fortemente che ritornasse ad essere quello che era nei miei ricordi di bambino. E con tanta pazienza c'era qua una piccolissima stanzetta sotto proprio casa mia, abbandonata, tutta crepata e altro. Mi sono messo di buona leva nel periodo proprio in cui non si poteva uscire. Passavo le mie giornate qua dentro a sistemarmi le cose e a curare cose banali, cioè fare delle fugature, delle cose. A poco mi ha appassionato così tanto che l'ho trasformato in quello che vedete ora. Le fotografie precedenti si potrà vedere quello che era. L'ho portata come ora. Per noi ho voluto spostare qua quella che è la mia associazione culturale, la Concordia, dove con tutti gli artisti abbiamo trovato uno spazio finalmente dove poter provare senza disturbare nessuno, dove poter condividere dei momenti di convivialità, di allegria, di concordia, proprio per quello che è lo spirito della nostra associazione, e fare tantissime cose che servano anche per portare il teatro alle persone. In che senso? Io mi accorgo che quando noi facciamo prove, molta gente che passa da via Garibaldi sentendo la musica, sentendo le voci o altro, sale, si fermano e noi facciamo le prove aperte, dove la gente assiste. L'abbiamo fatto per la magia del Natale, che c'era quello che veniva a suonare, Nenè Sciortino che suonava con la chitarra, o altri che venivano con la ciaramedda, e quindi coinvolgere la gente del quartiere a condividere momenti di cultura e di teatro. Ma la cosa importante è stata quella che grazie al mio là, cioè dare l'inizio a questa ristrutturazione, a questa ripulizia della cosa, tutti i vicini a poco hanno risistemato le facciate, tengono pulito il cortile e continueremo ad abbellirlo. Già stanno richiedendo, perché all'inizio della scala c'è un arco molto bello, tutto abbandonato, la parte alta va bene, ma stanno chiedendo le autorizzazioni per farlo sistemare anche la signora di sotto. Quindi speriamo di poter fare quest'angolo, un angolo che possa essere veramente fruito, venire anche dei turisti a poter passare un poco di tempo a vedere quella che era la nostra antica cultura, la nostra tradizione, proprio la cultura del cortile, dove si trascorreva del tempo lietamente, anche con assaggi enogastronomici. Cioè quelle cose che il turista cerca quando viene in una città come Agrigento. Siamo con Salvo Cinque, il regista un po' delle iniziative fatte, delle produzioni teatrali qui nel Cortile Salvo, che anche la nostra emittente ha diffuso proprio in TV, delle trasmissioni dedicate alle donne, allo Shoah. Questo è stato un po' il leitmotiv della tua attività, ma oltre il passato c'è anche una progettazione che si svilupperà nel 2021. Sì, la mia attività di collaborazione con l'Associazione Culturale Concordia è iniziata ancora prima del video sulla Shoah, con la Verità, che è stata portata in scena due anni fa, ma nel ruolo di regista ho iniziato questa collaborazione con appunto il video sulla Shoah. È quello su cui si sta lavorando in questi giorni, un video sulla figura sul ruolo della donna nella società moderna. Per il prossimo 8 marzo, immagino. Sì, assolutamente, per il prossimo 8 marzo, che vedrà protagonisti diversi attori agrigentini che hanno dato, così come per la Shoah, il loro contributo, la loro disponibilità affinché si potesse realizzare appunto questa nuova produzione. Ma dopo l'8 marzo avete in cantiere sicuramente altre iniziative che insieme ad Angelo Cinque, insomma, andrete a sviluppare. Sì, sono in cantiere anche ulteriori produzioni che andremo a presentare prossimamente, però sono tutte in fase ancora di progettazione, quindi non voglio anticipare nulla rispetto a questo. Volley, trasferta difficile per la SEAP dalli Cardillo Aragona a Messina. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si svolgerà sabato 13 febbraio alle ore 17
l'incontro della SEAP Dall'Icardillo Aragona in trasferta contro il Forte Messina per la quarta giornata di andata della prima fase del campionato di Serie B1, Girone E2. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook della Pallavolo Aragona a partire dalle 16:50. Sentiamo intanto gli umori dell'allenatore Massimo Daggioni e del libero Federica Vittorio. Ma alla fine le dinamiche di gioco sono sempre quelle, le fasi sono due, no? Cambio palla e fase break, sicuramente bisogna avere un buon equilibrio tra le due fasi. Penso l'errore che si può fare quando si approccia una partita magari è puntare troppo su una delle due fasi, tralasciare qualche dettaglio sull'altra. Alla fine serve un buon equilibrio per avere continuità, questo indipendentemente dall'avversario. Nello specifico Accademia Sant'Anna è anche un avversario molto molto forte, andiamo a giocare a casa loro e quindi ci aspettiamo una partita sicuramente intensa e difficile. Ma temo tutta la squadra, una squadra che ha un gioco molto veloce, che se trova giusti automatismi diventa veramente difficile da contrastare. Noi naturalmente abbiamo anche le nostre carte da giocare, quindi cercheremo di rispondere colpo su colpo. Ma tantissime cose ancora, è normale che abbiamo giocato due partite dopo mesi, mesi e mesi, quindi la continuità soprattutto, credo per tutti, non solo per noi, sia un capitolo sul quale si sta lavorando. Nessuna squadra può pretendere in questo momento di avere tutti i meccanismi rodati e già una continuità in qualche modo stabilizzata. E quindi bisogna interpretare bene i vari momenti della partita, lavorarci, cercare di avere meno su e giù possibile, meno sbalzi possibile tra i momenti in cui si gioca bene e i momenti in cui il gioco forza un pochettino qualche fondamentale va a calare. Mi aspetto una gara complicata sotto tanti aspetti, è una squadra ben costruita, vengono da una sconfitta e sicuramente avranno voglia di riscatto. Ci sono delle buone giocatrici, Ambra Composto che stava qui l'anno scorso, sono guidate da un grande allenatore con cui ho avuto l'opportunità di lavorare, quindi dobbiamo cercare di approcciare bene la partita, soprattutto mentalmente. È la prima trasferta fuori casa, è da tanto che non giochiamo fuori casa, quindi secondo me l'approccio mentale sarà molto importante. Sicuramente danno molto morale, abbiamo lavorato bene e i risultati sono arrivati. Dobbiamo lavorare con umiltà e quindi affrontare le prossime gare stando coi piedi per terra e lavorando. Grande freddo in Sicilia, da domenica arriva il gelo siberiano. Vediamo. Un brusco abbassamento delle temperature colpirà la Sicilia nel weekend a causa dell'irrompere di venti gelidi e masse d'aria fredda provenienti dalla Russia. Ci saranno inoltre piogge e nevicate fino a bassa quota. Un freddo artico farà abbassare i valori della colonnina di mercurio anche sotto i 0 gradi tra domenica 14 febbraio e lunedì 15. Sta per concludersi quindi una settimana dinamica e stabile caratterizzata da grandi sbalzi termici nelle nostre regioni e nel weekend arriverà la prima ondata di gelo di quest'inverno. L'anticiclone delle Azzorre si alzerà su penisola iberica e isole britanniche, lasciando spazio alle gelide correnti russe sul nostro paese e ad un marcato peggioramento del tempo nel meridione. Ad alte quote prevarranno correnti occidentali umide e perturbate, mentre negli strati bassi dell'atmosfera correnti sempre più fredde di matrice artico-continentale saranno attirate dal minimo depressionario. Tale dinamica favorirà precipitazioni abbondanti e persistenti, soprattutto nei versanti tirrenici e nevicate a quote basse. Domenica si intensificherà ulteriormente l'afflusso delle gelide correnti russe, foriere di deboli nevicate fin sul livello del mare sulla Sicilia settentrionale. Oggi tempo variabile e in peggioramento in tutta l'isola. L'aria di origine artica inizia ad affluire portando nuvolosità irregolare ma senza particolari fenomeni. Le piogge arriveranno in nottata insieme ad un rinforzo dei venti che provocheranno mari mossi o molto mossi.
Per domani, sabato 13 febbraio, è prevista una perturbazione responsabile di piogge sparse anche a carattere di rovescio temporale. Sul litorale tirrenico e su quello ionico ci saranno rovesci diffusi. Nell'area dello stretto, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione nel pomeriggio. Deboli nevicate sui rilievi, fenomeni in attenuazione dalla serata, verrà raggiunto lo zero termico verso i 1050 metri. Domenica 14 le fredde correnti siberiane coinvolgeranno la Sicilia portando un sensibile abbassamento delle temperature. La neve comparirà verso gli 800 metri, piogge nelle province di Palermo e Trapani, cieli molto nuvolosi o deboli piogge sul litorale tirrenico, cielo coperto alternato a schiarite nella fascia ionica, sul litorale meridionale, sui rilievi e sulle zone interne. I venti saranno moderati e i mari agitati o molto mossi, zero termico a 600 metri sopra il livello del mare. Lunedì 15 sarà la giornata più fredda, con tempo instabile, piogge e rovesci sparsi, specialmente sui versanti tirrenici tra Palermo e Messina, e neve a quote sempre più basse, fino a 300-400 metri, su Madonie, Sicani, Nebrodi ed area etnea. La percezione del freddo sarà accentuata dalla forte ventilazione settentrionale, mareggiate potranno colpire i tratti esposti. Nuovi impulsi di freddo siberiano inoltre potranno colpire la Sicilia anche nel corso della prossima settimana, prolungando questa fase invernale con freddo e neve a quote molto basse. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.